tonno. Madonna, cominciamo già. Allora, che posso fare? Questo? Ok. Mostra stato. Boh. Cavaliere, ok. Cavaliere troppo scontato. Lo escludo a priori. Chi ha il cavaliere? Alabarda, cazzi. Cune, che se non spoiler vi lasero. Ok. Eroe. Molta forza c'ha, quindi va molto sull'aggressivo e sulle armi pesanti. Fuori legge. Arco, una sciabola. Pochissimo, un cazzo di vita. Vitalità di... No, livello 5. Ah, livello 5, ok. Vita quindi un po'. Ha sicuro un bel po' di vita, insomma, cazzo duro. Mente, non so cosa sia. Forza, destrezza. Intelligenza 9, ok, arcano. Roba nuova. Ha degli oggetti che non posso vedere, non posso zoomare, no. Astrologo. Non capisco cosa ha. Anche un bastone. Intelligenza al massimo il mago sarebbe questo qui. Questo è più per il dual wielding, quindi. Perché c'è destrezza bella alta. Penso. Arcano non so cosa sia. Quelli la torcia a prescindere, la torcia ci sono tutti, ok. Scale pistole, cos'è quella cosa lì? Profeta. Dieci, mente 14, ha un bel po' di fede, questo qui è il coso, ok, questo qui è il druido, come si chiama? Quello che si miracolo, insomma. Livello, vitalità, mente, tempra, forza e destrezza di samurai, vabbè, giustamente hanno destrezza alta per le katane. Basso coso. Prigioniero, il prigioniero è quello livello 9. Livello 9. E ha un bel po' di statistiche alte, tranne fede arcano. C'ha belle alte le statistiche. Anche perché è livello 9. Poi c'è, vabbè, scritto tutto. Scritto non so se per questo qua, io voglio fare una classe. Scudo, spada e poi non so che cazzo è quella roba. Ho una fede alta, destrezza e forza alti. Ok, però il livello 9. Andiamo. Ah, sì, no, scrivi per il dual wielding. 16 destrezza e faccia due spade. Però non sono per il dual wielding. Non voglio il dual wielding. Questo no. Fuori legge, quelle sono arco e frecce, è una sciabola, quindi arco e frecce è una sciabola, si chiama una lancia, astrologo, una lancia quella, un bastone. Sarebbe essere il mago, eh sì, perché non c'è il mago. Questo è il mago, questo è il profeta che ha sempre un bastone, qualcosa, una lancia, però qualcosa, non so che cazzo sia. Due tipi di frecce, samurai, ok? Samurai sembra figo. Prigioniero, non so che cazzo è quella cosa lì. Un bastone, questo è un mago? Un bastone quello lì, sì. Ah, quindi ok, la secondaria ce l'ha. Ah, ok, allora aspetta. Quello ha l'alabarda. Ok, si vede. Questi hanno due spade. Questa scudo è coso. Ok, quindi quello è l'arco. Un coso per i perri, il fuorilegge, azzo. Poi, quel bastone, quello dovrebbe avere la spada allora. Quella bastone, quelle sono alla campana, questo, quindi quella è la campana, che figata. Allora, andiamo a esclusione. Sventurato non lo faccio per ora, questa botta. Su cosa mi butto? Anche se sventurato sarebbe migliore perché appunto tutto 10 livello 1 ed è perfetto. Sarebbe davvero perfetto, se non sai che cazzo farti. O samurai o il chierico, quasi quasi. O samurai o chierico. O samurai o chi prigioniero, non so cosa cazzo sia un bastone. Fa magia. O samurai o chierico. Samurai o chierico. Forza bruta o... No, voglio provare le cose. Andiamo di profeta. Me ne pentirò. Può essere tipo A, tipo B, che vuol dire... Ah, ok. Maschio o femmina. Me ne pentirò? No.
C'ho in casa cambia. Nessun nome, è il nome per forza quello. Philips, quello con cui ho finito tutte le cazzo di run. Ok. Età. No, è un adulto. Oh, ok, qui posso ricambiare. Ah, figo, figo, ok, qui posso ricambiare. Allora. Combattente di una tribù normale che lotta impugnando due armi. Dual wielding. Possiede una tecnica sopraffina. Eroe. Eroe tenace che combatte con un'ascia da battaglia. Vabbè, questo è il coso. Che okay, erede di una capo dell'aspra terra. Temibile fuorilegge che mira sempre i punti deboli dei nemici. Questo è il ladro, diciamo. Fa pure i PR. Eccelle nel combattimento a distanza con arco. Fate destra e salta. Destra e salta. Questo è il mage. Sì, chiaro, abbastanza chiaro. Sapiente che legge il destino nelle stelle, erede della scuola di erede della scuola di stregoneria Scintipietra. Già no, mi aspetta, mi devo già segnare. Tocca già segnare qua. Mi risveglio morto. Allora, facendo, devo cominciare a segnare nomi. Affidabile. Allora, no, quello non c'entra un cazzo. Allora, note. Quindi classe eroe. Figo pure il samurai, eh? Drago celeste. Interessante. Un condannato, il principe è un condannato. Ok. Qui ho due maghi, tra virgolette. L'astrologo che c'ha 16, il principe ne ha 14, ora un po' di meno. Questo è un. Ok. Comunque questo è buono anche per combattere. Questo è proprio. Ok, questo qui è proprio un mage. Questo invece, diciamo, è più. Ok. Questo invece è più un mezzo mage, insomma. Uso soprattutto la spada. Quindi sì, comunque usa incantesimi, però più, come dire, più miracoli usa. Spia clericale specializzata nelle operazioni sotto copertura. Con la spada larga, scudo e quello qui non so che cazzo sia, ma vedo cos'è. Anima smarrita e sventrata a cui non restano neppure gli indumenti. Tutto ciò che possiede è un randello. Mi ha detto che faccio profeta?
una lancia, c'è una lancia, c'ha, va bene. Profeta. Guida, in salita comanda. Allora, ruota, cambia vista, ripristina visuale, cambia vista. Ok. Start, non fa un cazzo. Clicco, guarda, ripristina visuale, niente, non posso dare il cazzo. Ricordo. Selezione un ricordo. Allora, nessun ricordo, il passato è stato del tutto dimenticato. Medaglione con intarsi di ambra rossastra, incrementi PV massimi. Incrementi PV massimi. Runa dell'interregno, l'oro della grazia che risplende nello sguardo del popolo dell'interregno. Varie rune. Quasi andiamo a roba nuova. Seme d'oro dell'interregno portato dalla corrente. Consente di potenziare le sacre ampolle. Evoca gli spiriti di due demoni zannuti. E me lo dai così. Misterioso vaso incrinato in grado di autoripararsi. Contenitore per oggetti da lancio. Non mi interessa. Chiave di pietra a forma di spada. Puoi infrangere i sigilli demonici, ma si rompe con l'uso, ok, quindi si trova in giro. Ramo sacro intriso di un potere ammaliante. Si ritiene derivi dal semidio Michella. Ah, mi sono senza danni fisici. Gambetto pure il dolore di Shabriri. Folli fattezze di un nobile che si strappò gli occhi. Rende più semplice indurre il nemico alla follia. Non mi interessa. Dai, tu mi evochi così i lupi zannuti. Ma è una magia, però. È una magia. È un miracolo, la mia domanda è. Non la faccio in culo. Lo scopriremo solo vivendolo, quindi. Chiamo esclusione come al solito. No, questo si rompe con l'uso, quindi si trova in giro. Questo non mi interessa proprio, quindi andiamo tra questo. Non so cosa sia. Seme d'oro. Che vabbè, si trova in giro. Potenziale sacrampolio. Ceneri, demoni, zannu. Se va tutto in giro, però come iniziare voglio provare questo qua. Aspetto dettagliato. Posso. Cazzato! Mi comincia a farci, ok. Guarda che ci penso, ma le cose alla lancia dice, come cazzo lo ottengo? Oh. Ma non ho permesso mai in monte ora che ci penso. Qua non va bene niente, eh.
Ma non scam... ma... Cazzo!
Proviamo a metterlo qua il codice, che cazzo me ne fotte. Qua mancano pezzi. Mo chiamo e mi faccio mandare via WhatsApp, che cazzo me ne fotte. Non è questo, eh? Allora, come cazzo si fa allora, scusa? Ma? Che non chi mo chiamo, vaffanculo, voglio le mie cazzo di roba. Cazzo di incompetente di merda. Guarda tu, guarda. Non mi gira il cazzo. Sti cazzo di incompetenti. Fate bonus pre-order, cazzo di preordinato. Aspettiamo un attimo, avviamo il gioco. Quando da dove ti ho fatto il pre-order, no? Ti hanno dato il bonus del pre-order da Neba. Tipo c'erano la guida e l'artbook digitale. Ma non c'era proprio scritto nella descrizione. Manco della che. Che non ho capito se mi ha scammato il GameStop, perché mo lo sto per chiamare. Non so se mi devono dare un codice o qualcosa. Ma perché codici non c'erano altri dentro? No, niente, era giusto per sapere se ti devono dare un codice o qualcosa. Sì, mo infatti chiamo. Sì. Su WhatsApp lo faccio. Mo lo chiamo, eh. Ciao, ciao, scusate.
Allora. Ah, i capelli sono di qua. Madonna. Unti proprio, no, non li voglio unti. Sopracciglia sono orripilanti. Barba per fo'. Bellezza. Affanculo, occhi. Cazzo di posizione occhio destro, no? Facciamo così. Tratti della pelle, pori non mi interessa, Trucco non mi interessa un cazzo. Tatuaggio, marchio, benda. Ah, sono sgarrato. Maori qua. No, sono un tranquillissimo chierico. Senza un occhio, senza occhi. Cieco. Ok. Muscolosissimo, figa. Peloso, vai, morti, vai. Minchia propacci. E braccia grosse, che c'è almeno 50 di forza solo con le braccia. Addome? No, addome no. Torace. C'è un cubo. Testa va bene così, ok. Aggiungi i preferiti, lo aggiungo sti cazzi. Stanno indietro. Ci siamo? Audio, audio. Signora. Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered
war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Orolu, chieftain of the Badlands. The ever-brilliant Goldmask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dung-Eater. And Sir Gideon Othmir. The All-Knowing! Madonna! Tutti sono stati svegliati! Non siete svegliati dopo? Cioè, sta la battaglia? Quindi uno annulla con il la Kindled, cioè se n'è andato, insomma, siamo stati svegliati noi, ah, così a muzzo. Madonna. To stand before the Noi cerchiamo l'anello ancestrale. And become the Elden Lord. Diventa l'Elden Lord. Si inizia questo magnifico viaggio? Madonna, che intro. Allora, cominciamo. Altro non è questo, non è Dark Souls. Allora, già già sto mandando tutto. Meno mappa. Cosa la Samuzzo? La conformazione è costante. Puoi anche aggiungere. Ok, start, si mette il coso, ok. Qua? Ok. Ok. Madonna, che figo. Allora. Ok, ricordo di grazia. Cioè i gesti. Assegna. Ok. Equipaggiamento. Ok. Questo cosa sia? Allora, va bene. Lancia, vabbè, un attacco fisico, vabbè, fisico, ok. Quarto rimuovo. Che prendi di nuovo questa cosa qua. Oh. Ok. Sacro sigillo delle vergini.
Leggi dita, siamo dei piselli però. Leggi dita, che fa lei? Quindi segniamo altri, c'è un altro. Elden Ring Army. Sacro sigillo delle vergini, leggi dita, leggi dita. Caterizza gli incantesimi sacri, i miracoli. I sacri sigilli consentono di lanciare gli incantesimi memorizzati nei luoghi di grazia perduta. Non c'è una vita, non c'è una vita. Vabbè, lo scudo, di muffito a forma circolare, non si può. Ok, parato, felpa, non lo. No, non si fa così. Come si fa? Guida, spiegazione. Oh, che bello. Ok, c'è qualcosa qua. Proponazionalità, tributi, richiesti. Ah, che sono divisi. Richiede. Ah, ok, quello sopra un altro, ok. Che dice 10, però sono D&D, una merda. Le ruce, le rune. Ah, figo. Quindi solo due. Ok, protegge il discernimento della destrezza di. Ah! Destrezza di. Ok. Arcano, cazzo è? Venuto tipo alla scoperta. Ah, fortuna. Infliggi la difesa sacra però. Quindi gli attacchi magici. Lo sacro solo sti qua sono. Solo la fede. Sì, sacri, quindi. Ti difende. Incantesimi sacri, resistenza alla morte e anche incantesimi di difesa magica, insomma, ok. Però è anche fortuna. Senza la morte che vuol dire? Che cazzo sono? Luogo di grazia, luogo di grazia. Interessante. Quindi io feci la scoperta, in arcano ho detto che relativa alla scoperta, scoperta sta qua, quindi non me la scoperta. Ok. Slot memoria, il numero di slot disponibili per la memorizzazione di incantesimi e stregonerie sull'arma. Vedi c'è pure uno slot.
capito. Ok, interessante. Allora, perdi le rune. Rune in possesso. Ah, le anime sono le rune. Ok, non c'ho più le anime, giustamente. Però slot di memoria, quindi ogni volta sono sempre come se ripartiamo da zero, talmente. Ok. Ah, c'è già due magie, ecco che cazzo era allora. Ah, c'è cura e fiamma fugace. Richieste fede. Cura PV a te e alle dei vicini. Incantesimi delle vergini alla leggidità. Cura PV all'esecutore e alle vergini. Le vergini servono le due dita. Servono le due dita, quindi si traduce dalla grazia. Le due dita che cazzo sono? Leggidità servono le due dita, guidandosi senza luce alla grazia, in accordo al loro volere. Sto cazzo. Ardente dalle mani, quindi sono un coso. Incantesimo dei monaci del fuoco, custodi della fiamma della rovina dei giganti. Custodi della fiamma della rovina dei giganti. Ah? Interessante, fiamma fugace. No, vedi, sempre là, vedi, guarda sempre là. Fiamma fugace. Incantesimo dei monaci del fuoco, virgola, custodi della fiamma della rovina dei giganti. Ma secondo me è tradotto male. Comunque, ok. Stato. Ok. Quelli li ho letti tutti, rune richieste, rune, PA e cose li ho letti, vabbè questo lo sappiamo già, immunità, robustezza, vitalità, concentrazione. Ah, veleni e malanni, esistono emorragie, emorragie e sideramento. Sideramento? Al sonno e accessi di follia e cambio scaro tutto. Istantanea, che senso? Cioè, così, senza la parola?